Ciao, siete del Sagittario, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che vi succederà nella settimana che va dal 6 al 12 luglio 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. Vi consiglio di vederli tutti perché vi danno un quadro più completo di quello che succederà. In particolare si dice che l'ascendente sia quello più accurato. Se siete dei cross watchers, ossia non siete del segno del Sagittario, ma guardate questo video perché vi interessa una persona del Sagittario e sentite che io parlo di voi anziché dell'altra persona, prendete come risuona perché io vedo l'energia che ruota intorno al segno zodiacale, quindi potrebbe accadere che i ruoli siano invertiti. Che cosa è che succederà al segno del Sagittario dal 6 al 12 luglio 2020? Cosa succederà al segno del Sagittario dal 6 al 12 luglio 2020? Fondo del mazzo c'è la carta del Fante di Denari. Il Fante di Denari indica della comunicazione che potreste avere con una persona nello specifico durante questa settimana, una comunicazione che potrebbe rendervi felici in alcuni casi. Tra l'altro vedo che c'è un altro fante che è quello di bastoni, quindi penso proprio che ci sarà comunicazione tra voi ed una persona nello specifico. Non necessariamente questo ha a che fare con l'amore, si può trattare di altro, però potreste parlare parecchio, questo è quello che vedo. Il fante di denari può anche rappresentare una persona che muove dei piccoli passi per costruire un qualcosa, quindi voi potreste trovarvi in questo tipo di energia. Volete praticamente iniziare un qualcosa di nuovo, volete iniziare dalle basi, costruire piano piano, avere un approccio che è molto pratico nelle cose, non volete fare dei gesti particolarmente eclatanti o inconsulti. Come energia generale c'è la carta della papessa, questo sta ad indicare che durante questa settimana voi cercherete di ascoltare molto la vostra intuizione quando si tratta di dover fare delle scelte oppure di prendere delle decisioni. Inoltre la carta della papessa indica anche qualcosa che è nascosto, quindi voi vi potreste nascondere da un'altra persona, nel senso che la potreste spiare, potreste non rivelare quello che avete in mente, quello che pensate o cose del genere. Potreste avere dei segreti. Come energia del presente c'è la carta del 5 di bastoni e 5 di bastoni rappresenta i conflitti, quindi vi potreste trovare in conflitto con qualcuno durante questa settimana perché potreste avere delle opinioni diverse, potreste essere in competizione con quella persona e ci potrebbero essere delle complicazioni. Un'altra cosa che vedo possibile è che comunque voi avete il supporto di un'altra o di altre persone per quanto riguarda il conflitto, quindi non siete del tutto da soli. Non posso escludere che questi conflitti voi li abbiate anche a livello mentale. La vostra sfida è quella di superarli con la carta del 6 di spade. Voi dovete andare oltre queste situazioni conflittuali o queste situazioni che vi portano semplicemente stress, ansia oppure anche tossicità in molti casi. Alla base di tutto c'è la carta del 7 di coppe, questo potrebbe avere a che fare con delle scelte. Infatti per alcuni di voi questi conflitti possono essere anche semplicemente a livello mentale, perché ci sono tante scelte a disposizione oppure c'è una confusione che ruota intorno ad una persona oppure ad una situazione e voi dovete scegliere bene che cosa fare e dovete cercare anche di tenere a bada le vostre emozioni perché ci potrebbe essere un'instabilità a livello emotivo. In testa alla lettura c'è la carta del 3 di denari. Voi volete trovare un accordo con una persona, volete cercare di collaborare, di trovare delle soluzioni. Quindi se ci sono stati dei conflitti con qualcuno, quello che vedo è che voi li volete praticamente risolvere. Se questo non ha a che fare con l'amore, si può trattare di lavoro, voi volete collaborare insieme ad altre persone e superare quelle che sono le difficoltà. Nel recente passato c'è la carta dell'imperatore, questo sta ad indicare che di recente vi siete trovati ad essere in controllo di molte situazioni, siete stati anche molto rigidi, poco flessibili nei confronti di qualcuno
e potreste essere stati anche freddi dal punto di vista emotivo. Se non si tratta della vostra energia, si può trattare dell'energia della persona con la quale voi avete a che fare e si tratta di una persona che sembra essere molto autoritaria oppure dominante. Nel prossimo futuro c'è la carta dell'eremita, questo sta ad indicare che voi cercherete di fare luce su determinate situazioni, cercherete di capire esattamente come stanno le cose, vi potreste isolare rispetto a qualcuno nello specifico o rispetto a determinate situazioni perché avete bisogno di trovare delle risposte interne, avete bisogno di riflettere e di fare introspezione. Il vostro approccio è la carta del sole, questo vuol dire che nonostante le difficoltà, voi comunque avete un approccio che è positivo, cioè voi cercate di vedere il lato positivo della vita, cercate di vedere la luce. Potrebbe anche indicare che durante questa settimana quella chiarezza che voi starete cercando la troverete effettivamente. Quindi voi volete andare verso la luce, vi volete allontanare praticamente da tutto ciò che non è del tutto chiaro. E questo mi ricorda appunto la carta della papessa. Quindi ci potrebbe essere qualcosa che ancora non vi è chiaro, però questa settimana lo diventerà di più. Questo è quello che vi posso dire. Come carta dei fattori esterni c'è la carta della ruota. La ruota sta ad indicare che c'è una circostanza che sta cambiando, c'è un ciclo che si sta aprendo, c'è qualcosa di nuovo che è in corso. Quindi ci sono praticamente dei cambiamenti e si tratta di cambiamenti che potrebbero essere voluti proprio dal destino. Come carta delle speranze e delle paure c'è la carta dell'otto di coppe. Voi avete paura che qualcuno si allontani da voi, avete paura di essere lasciati da soli, di essere abbandonati e questo si potrebbe riferire ad una ferita che voi avete che vi portate dall'infanzia. Quindi il consiglio che vi viene dato è quello di fare introspezione in modo tale da poter risolvere questa paura. Come energia del risultato c'è la carta del fante di bastoni, voi volete comunicare, volete esplorare. Volete cercare di fare delle cose nuove con uno spirito molto entusiasta e anche molto curioso. Chiariamo la carta del Fante di Bastoni, perché c'è la carta del Fante di Bastoni. Allora, c'è la carta della 5 di spade sul fondo, quindi potreste avere dei conflitti a livello mentale oppure ci potrebbero essere dei conflitti con altre persone. Poi c'è la carta del Re di Spade, del Re di Coppe e del Fante di Denari. Quindi il Fante di Denari è comparso nuovamente. Questo potrebbe indicare che alcuni di voi potrebbero avere dei litigi con un segno d'acqua e con un segno d'aria, e questi litigi potrebbero essere iniziati da qualcosa che verrà detto, da una comunicazione. Oppure ancora, per altri di voi, quello che percepisco è che potreste avere dei conflitti a livello mentale perché siete indecisi tra due persone, di cui una è un segno d'aria o comunque è una persona che è molto logica, è più fredda dal punto di vista emotivo, e l'altra invece è un segno d'acqua ed è una persona che è più sensibile ed è più emotiva. E potreste avere dei canali di comunicazione aperti con queste persone e vi sentite praticamente in conflitto. Un'altra cosa che noto è che molti di voi vogliono effettivamente muoversi in avanti, però si trovano ad essere in conflitto tra la loro parte razionale e la loro parte emotiva, perché è come se la testa dicesse una cosa, ma il cuore ne dicesse un'altra. E quindi dovete cercare di risolvere questo conflitto che voi avete all'interno ed è per questo che vi viene richiesto di cercare delle risposte interne, di fare introspezione e di ascoltare quello che vi dirà la vostra intuizione. In questa lettura sono presenti tutti i segni zodiacali. Vediamo di avere un messaggio dell'universo per il segno del Sagittario. Non avere insicurezza. E non avere resistenze, quindi alcuni di voi potrebbero essere insicuri oppure avere dei blocchi, cercate di lasciarvi andare di più e di ascoltare la vostra intuizione, perché quando avete delle resistenze che poi generano quei conflitti mentali, è difficile ascoltare la propria intuizione. Quindi cercate di essere più flessibili, meno rigidi e di ascoltare bene quello che dice il vostro intuito. Fatemi sapere se ha risuonato con voi. Io vi ringrazio per aver visto il video. Ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!